Ha debuttato, gli altri due invece sono all'esordio. Si aprono le gabbie partiti! In questo momento i cavalli della prima corsa. Vediamo subito come si sviluppa l'aspetto tattico. La prima notizia è che il favorito Don Chicco ha saltato un'ombra e ha perso un tempo di galoppo, tanto che cincia lo ha superato dall'interno, in terza, invece si è sistemato con la giuba verde. Il grande Gatsby e poi in quarta, ma comunque a contatto, il Geng. Cavalli che hanno affrontato la prima parte della curva in maniera piuttosto prudente, davanti, lungo la corda, c'è Cin Cha Cha. Alla sua tre quarti si è posizionato proprio il favorito Don Chicco. In terza corsia agisce il grande Gatsby e poi in quarta posizione, nonché in quarta corsia, anche il Geng. Cavalli che entrano in dirittura d'arrivo. Il primo a mettere pressione a Cin Cha Cha è proprio Don Chicco che passa in vantaggio. Il grande Gatsby che si getta subito all'inseguimento alle retrovie prende posizione anche il Geng quando siamo a 450 dal traguardo. Don Chicco, innanzitutto, ha debellato la prima resistenza da parte del Grande Casbi, che non si dà per vinto. Anche il Geng è in terza posizione. Ma intanto Don Chicco ha preso tre lunghezze, che poi sono diventate quattro. Quando mancano 100 metri al traguardo, non c'è nessun problema per Don Chicco, che deve solo amministrare nei confronti del Grande Casbi. E al terzo, il Geng vince facile Don Chicco che colleziona così la prima affermazione in carriera al secondo tentativo, dando credibilità alla linea di Windstorm Black, vince il figlio di El Elkabeir, 1.85 la sua quota per il Vicente, Carlo Fiocchi in sella, training di Agostino Affè, colori di Luigi Colasanti, 2 al primo, 4 al secondo, 5 al terzo, è tutto per la prima.